E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirin in questa nuovissima reaction. Ok ragazzi, quest'oggi volevo portarvi un video un pochettino più leggero, diciamo così, per questo che sto facendo una reaction, anche se effettivamente non è molto leggero, diciamo, per quelli deboli di stomaco, perché quest'oggi ragazzi andremo a vedere dei video di cibo che si decompone. Allora, so benissimo che sembra una cosa strana, però non sono la prima, insomma, qua su YouTube che fa una reaction del genere. Infatti me l'ha suggerita Rodrigo perché mi ha detto: "Oh, lo sai che questo ha fatto sta reaction? Ammazza, la gente si è divertita un casino, per gasga". Per cui spero ragazzi che, a parte lo schifo che probabilmente vedremo, questa reaction possa divertirvi un pochettino, comunque farvi svagare un po', ecco, visto il periodo. Direi che la prima cosa che guarderemo, ragazzi, questa roba sembra interessante, ragazzi, c'è un insieme, ecco, questa sì è una compilation, perché praticamente fanno vedere, credo di aver capito, tipo frutta e verdura che si decompone. Per cui guardate, non vedo l'ora di vedere come avviene il processo di decomposizione del cibo. Per cui andiamo a vedere. Io non so manco se lasciarci l'audio, sinceramente, per paura di copyright. Quindi direi che lo metto muto. E guardiamo insieme, ragazzi. Ok, le patate sappiamo tutti benissimo che fanno sempre germogli, però credo che nessuno di noi abbia aspettato così tanto per vedere come diventano questi germogli. Gesù, Giuseppe e pure Maria. I germogli sembra, ragazzi, che si nutrono della patata in sé. Oh mio Dio, ma che cazzo sta diventando? Una foresta di che cosa? Oh mio Dio. Dio, è quello che è avvenuto. Le piantine sono nutrite delle patate. Ammazza che roba. Oh mio Dio, ragazzi. Che cosa raccapricciante. A maggior ragione non farò mai più germogliare le patate. Ecco. A chi piace l'anguria, ragazzi. E vai, la fiera è la festa della muffa. Dio. Oddio. Cioè, raga, guardate come si raggrinzisce. Le fragole, a chi non piacciono le fragole? Raga, fa impressione vedere come si appizziscono, come si prosciugano. Che schifo! Vedete, sono diventate tutte rinsecchite. Che cos'è? Oh mio Dio, che cos'è? Non capisco cos'è, non capivo cos'è manco prima, ancora prima che si ammuffisse. Non so cosa sia. Ah, l'ananas, ok. Io credo, ragazzi, che la cosa che fa più impressione sicuramente è come le cose si avvizziscono, come si prosciugano. Guardate là! Mio Dio, la colonia! Di che cosa? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cioè, raga, no! No, 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 no! Cioè, ma sta cosa fa schifissimo! Cioè, come si rattrappiscono! Perché perdono tutti i liquidi, credo, fondamentalmente sia la prima cosa. Si è impadronito di tutto il peperone, la muffa, proprio. Ha rivendicato la propria vittoria sul peperone. Oh mio Dio, ok. Che le banane diventano nere, questo lo sapevamo. Oh mio Dio. Ok, adesso ce lo fanno vedere al contrario e questo sinceramente adesso non ci interessa. Io credo che la cosa che più mi faccia impressione, ragazzi, sia come si avvizziscono le cose. E quella è la stessa cosa che succede al corpo umano. Oh mio Dio. Allora, che altro c'è qua di interessante? Proprio interessante. Visto che lo trattiamo al lavoro, ragazzi, il polipo. Direi di guardare il polipo, che tra l'altro è un cibo diverso da quello che abbiamo visto perché quello che abbiamo visto comunque era frutta e verdura, era frutta più che altro. Qua invece parliamo proprio di pesce. Ok, qua ci dicono anche quanto tempo passa intanto. Suppongo ovviamente l'abbiano lasciato a temperatura ambiente. A temperatura ambiente si decompone ancora prima, ragazzi. Guardate le punte dei tentacoli. Oh,
già si sono pizzite, che schifo. Cioè, raga, ma a voi non vi fa senso? Non vi fa schifo che le cose diventano tutte avvizzite, tutte rattrappite? Oh mio Dio, si cominciano. Oh mio Dio, gli insetti. Oddio, Gesù. Ok, due giorni. Oddio, gli insetti che vanno e che vengono. Comincio a vedere cose bianche. Oh mio Dio. Oddio, Gesù. Oddio, Gesù, che schifo. Non so se mi fanno più schifo gli insetti, i tentacoli avvizziti. Una colonia di vermi. Oh mio Dio, la colonia di vermi che si sta sviluppando lì dentro. Oh mio Dio, che schifo. Oddio, Gesù. Oh, è diventato nero. Oh mio Dio, ma quanti sono? Oddio, ragazzi, non è ricoperta. Oddio. Oddio, no. Sono diventati grandi. Sono diventati enormi, vermi. Più tempo passa, più diventano obesi e grassi. Che schifo. Oddio, questo purtroppo è quello che succede, ragazzi, anche al corpo umano, credo, temo. Che schifo, è per questo che io non voglio marcire entro la bara, io lo dico da sempre, ragazzi. Io voglio essere cremata, non voglio che il mio corpo faccia questa fine. Invaso dai vermi. Oh mio Dio. Cioè, ragazzi, immaginatevi la puzza. Cioè, sono 7 giorni che è lì. Ma chi è che ha avuto il coraggio di tenersi questo spettacolo raccapricciante? Tipo in casa o da qualche parte, non lo so. I vermi si sono pure sviluppati, stanno assumendo forme diverse, si agglomerano. Oddio. Oddio, che schifo. No, ragazzi, è incommentabile sta cosa, veramente. Veramente incommentabile. Guardiamo qualcos'altro. Una colazione inglese, credo che sia un toast con un uovo sopra. Ok, ci sono anche dei fagioli. Perfetto. È passato un giorno, quasi 2 giorni fra un po', e sembrerebbe ancora tutto abbastanza normale, tranne per il fatto che il tuorlo dell'uovo si sta... All'inizio si è tipo contratto, dopo si è un po' mosso, si starà sviluppando qualcosa dentro il tuorlo dell'uovo, si muove, che schifo. E ok, si sta formando una patina intorno ai fagioli, questo è poco ma sicuro. Eccolo là, l'ho visto il primo vermetto. Oh mio Dio. Sta assumendo vita propria l'uovo. Anche il resto, anche i fagioli. Oh mio Dio, nel giro di poche ore si è formata quella roba. Non me ne ero manco accorta. Oddio. Oh mio Dio, che colonia di muffe che si è formata. Oh mio Dio, 12 giorni. Cioè no, raga, ma seriamente, ma chi è che si tiene una roba del genere? Che orrore. E dai, insetti. Come fanno gli insetti, ragazzi, a nutrirsi di sta schifezza? Io non lo so. Ovviamente, da notare, ragazzi, che la cosa che sta mettendo più tempo a decomporsi è il pane, perché penso proprio per il fatto che sia proprio secco, diciamo così. Le texture di questo piatto sono veramente, oserei dire, terrificanti. È un'opera d'arte, si può considerare un'opera d'arte contemporanea, l'opera dello schifo. È come se è screpolato il tuorlo dell'uovo. Ma perché si muove? Che è dotato di vita propria? Che c'ha? Che schifo, raga, perché si muove? Dio mio, Gesù. La muffa è diventata ancora più nera. È una cosa incommentabile, ragazzi, E ci mancano ancora tipo 2 minuti. Che altro sarà successo? Questi altri 2 minuti. Sono quasi un mese che l'uovo è lì.
Si gonfia e si sgonfia, oddio, che schifo. Sì, secondo me ha assunto vita propria sta roba. Cioè, se tu la lasci lì un paio di mesi, poi lo vedi andare via con le sue gambine. Ok, manco più gli insetti ci girano troppo sopra, eh. Direi, farebbe schifo pure una mosca. O un verme, o qualsiasi cosa. Che cosa orripilante, ragazzi, veramente. Cioè, a me già mi fa schifo vedere un filetto di muffetta sopra la... Che cazzo fai? Che cazzo... Oddio. Perché lo tocchi? Giustamente il tipo c'ha il guanto e tutto il resto, ma vorrei pure vedere, ma io manco mi ci avvicinerei. Non lo toccare, non lo toccare! Che è diventato una pietra. Che asco. Ovviamente adesso fanno il processo all'inverso per far rivedere, insomma, come tutto torna magicamente alla normalità. Io penso che sia una delle cose più schifose, ragazzi, che abbia mai visto in vita mia. E per fortuna mo ci vuole di cose schifose, non ne ho viste tante in vita mia. Però sti video sono veramente raccapriccianti. Come va? Male. Quanto ne devi fare ancora? Penso di fermarmi qua. Allora fai l'ultima reaction al video che ho condiviso su Facebook. Che video è? Ho paura. Ah, l'epicità. Oh no, non ci posso credere, ragazzi. No. Domani viene tu, quindi ti aspettiamo. Non lo so. No, vabbè, quello che vuoi. Cosa? Qualche latità? Sì, facciamo questa. Le brutte intenzioni. Devo ignorare le tue passioni. La tua brutta figura di ieri sera. E l'ingratitudine, la tua arroganza. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Già c'era stato il tipo sul balcone che l'aveva cantato con tanto di base e tutto il resto, ma che sia lui per strada col monopattino elettrico che va in giro, ragazzi. Adoro, veramente, veramente adoro. Come concludere in bellezza questa schifosissima reaction? Che vi stava di... Che a me, ragazzi, già, cioè, mi fa un ribrezzo assoluto quando, sapete, magari c'è, che ne so, una cosa che c'è un po' di, da un po' di tempo in frigo, forse troppo tempo, e già gli si forma un attimino quella patinina di muffa che non è una cosa esagerata. A me, io già quando vedo quello, ragazzi, già mi parte il panico, cioè, mi fa uno schifo. Figuriamoci vedere ridotte le cose in queste condizioni, che tra l'altro... ne ho viste di robe, ragazzi, avete presente, non so se ci avete presente, tipo la pagina di Facebook Il mio coinquilino di merda. Io la seguo proprio perché si vedono delle cose aliene, ragazzi, allucinanti su quella pagina, di cose capace di far crescere su certi resti di cibo la gente in casa. Cioè, nel senso che mo ci vuole veramente, devi tenere una cosa lì tipo un mese, due mesi, senza toglierla, senza buttarla. E adesso ne ho avuto la conferma che devi tenerla lì un bel po' di tempo, certe cose, ed è veramente terrificante, ragazzi. Cioè, la pulizia prima di tutto. E ritorniamo all'argomento: io non voglio essere sepolta, io non voglio stare a farmi mangiare dai vermi dentro una bara, io voglio essere cremata. Cioè, non, no, cioè, manco da morta voglio immaginare che c'ho quelle cose addosso che si nutrono e che la mia carne si avvizzisce e diventa una prugna secca. Oh no, 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 che schifo, ragazzi. Fatemi ovviamente sapere, ragazzi, qua sotto in commento che cosa ne avete pensato di questi video assolutamente agghiaccianti. Se avete altri video ovviamente da consigliarmi per farci magari delle reaction nei prossimi giorni. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, la giocherina, ciao!